Alessandra De Michelis a Pechino Express 2023 con la rarità dell'avvocato, carriera, studio legale, Instagram e foto. Hanno deciso di abbandonare la propria vita, la propria quotidianità fatto di lavoro. Lusso, studi e di partire, zaino in spalla, alla volta delle tappe di Pechino Express. Il reality show, tutto all'insegna dell'avventura, da anni appassiona i telespettatori. Tra nuovi modi di vivere, nuove abitudini e tradizioni, protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo che si sfidano in una lunga battaglia. A suon di corse, buste nere e prove, anche difficili. Tra i concorrenti di questa nuova edizione anche due avvocatesse. Alessandra De Michelis e Lara Piccardi. Alessandra De Michelis è una giovane avvocatessa penalista, sappiamo che ha 34 anni. Che vive a Torino e che ha creato, insieme alla collega Federica Cao, la pagina Instagram di C Legal Show. Una pagina controversa e chiacchierata in cui ha deciso di condividere momenti della sua vita. Fuori e dentro il foro. La De Michelis ha creato quella pagina Instagram e ha sempre pubblicato la sua vita. Fatta di lavoro, ma anche di lusso e locali, tra pose provocatorie e abiti succinti. Quella pagina Instagram non è certo passata inosservata, è stata anche richiamata dall'ordine. Ma lei ha continuato a pubblicare e a farsi conoscere. Di Alessandra De Michelis non conosciamo molto, non abbiamo informazioni sulla sua vita privata. Ma impareremo a scoprire qualcosa in più, quasi sicuramente, durante la sua partecipazione a Pechino Express. Alessandra De Michelis e Lara Piccardi hanno deciso di abbandonare, solo per un po', gli studi legali di Torino e i social per buttarsi a capofitto in questa nuova avventura. Loro a Pechino Express 2023 sono gli avvocati, riusciranno a battere gli avversari e ad arrivare fino alla fine? L'avvocato ha un profilo Instagram, quello tanto discusso, e con l'account @CLegalShow vanta oltre 14.000 followers, destinati sicuramente ad aumentare.